Pace e bene a voi. Iniziamo questa celebrazione eucaristica dal santuario di San Leopoldo a Padova con il canto Lodi all'Altissimo, che troviamo nel numero 186. Tu sei il Santo, Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il suo Spirito. L'ordine francescano oggi ricorda, fa memoria del beato Giovanni d'Unscoto, sacerdote, nacque ad Uns in Scozia verso la fine del 1265 e fu accolto molto giovane nell'ordine di San Francesco di Assisi. Fu ordinato sacerdote il 17 marzo 1291, conseguiti i gradi accademici all'Università della Sorbona a Parigi. Fu professore alle università di Cambridge, di Oxford, di Parigi e di Colonia. Vero figlio del poverello, indagò con acutezza la divina rivelazione, producendo molte opere filosofiche e teologiche, per le quali gli valse il titolo di Doctor Subtilis. Ecco, queste piccole note di conoscenza della sua vita ci permettono, ecco, di cogliere la bellezza di questa persona che, oltre ad avere un cervello e una testa sapiente, piena di cose di Dio, aveva soprattutto il cuore pieno di Dio. Era, ecco, innamorato di Dio. Un frate veramente innamorato. Chiediamo attraverso l'intercessione di questo beato la grazia di riempirci anche noi dell'amore di Dio, di nutrirci dell'amore di Dio e di donare amore. Ti chiediamo perdono, Signore, del nostro poco amore. Signore, pietà. Signore, pietà. Ti chiediamo perdono per non aver vissuto e messo in pratica la tua parola. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Ti chiediamo perdono per tutti gli atti di egoismo, di orgoglio, di disprezzo, di giudizio che abbiamo commesso nei confronti dei nostri fratelli. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, fonte di ogni sapienza, che nel beato Giovanni Duscoto, sacerdote, assertore della concezione immacolata della Vergine Maria, ci hai dato un maestro di vita e di pensiero, fa che, illuminati dal suo esempio, nutriti dalla sua dottrina, aderiamo fedelmente a Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio. Felice l'uomo pietoso che dona ai poveri. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. L'uomo pietoso che torna ai poveri. Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito di Dio riposa su di voi. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima ad esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000. Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Parola del Signore. Amen.
Questa mattina la parola del Signore è una parola che ci tocca, è una parola che ci mette un po' anche in crisi, in difficoltà, come sempre, perché la parola del Signore è una parola che scuote, che è una parola che ci sveglia nel nostro torpore. Tante volte noi ci lasciamo andare con tanta fiacchezza, con tanta anche con tanto senso di abitudine da perdere il senso della meraviglia. Questa parola del Signore ci viene incontro e ci dice una cosa, soltanto una cosa, solo una cosa sola. Ci rivela un Dio che ci dice: io voglio amore da te, voglio amore, non sacrifici. Voglio che tu diventi una persona capace di amare davvero il fratello e che tu ami davvero, profondamente, sempre, sempre, tutto il Signore. Ci chiede questo. Sembra una cosa facile, ma è la cosa più difficile. È la cosa più difficile, perché non è facile amare. Amare vuol dire uscire da se stessi, amare vuol dire lasciarsi scomodare, amare vuol dire anche accettare la croce, la sofferenza, ma non tanto scegliere la croce, la sofferenza, perché il Signore ha detto di portare la croce, l'abbiamo sentito nel Vangelo, ma perché se tu vuoi amare non puoi non soffrire, perché l'amore comporta sempre il sacrificio. Per amare bisogna morire a se stessi, bisogna andare oltre le nostre paure. E allora questa parola di Paolo ai Romani è una parola che ci tocca, che ci coinvolge. Non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, se non dell'amore. Siamo un po' tutti debitori. Non ci piace avere debiti, però dobbiamo avere la coscienza che siamo sempre in debito. Non riusciamo veramente sempre ad amare il fratello. Portiamo istintivamente la tentazione di escludere. Ah, quello no, quello no. Sì, quello sì, mi è simpatico. Amiamo, certo, ma amiamo le persone che ci piacciono, da cui riceviamo del bene. Ma amare quelle persone che sono antipatiche, amare quelle persone che ti rompono, amare quelle persone che parlano male di te, che ti, non lo so, che non ti accettano, ti criticano, non è facile. Non è facile se non c'è il Signore dentro che ti dice: guarda che io sono presente anche in quelle persone antipatiche. E questo amore, vedete, questo amore è... Lì c'è tutta la legge, la carità, che vorrebbe dire l'amore, l'amore non fa alcun male al prossimo, è pienezza della legge, di tutte le regole che possiamo mettere, tutti i propositi che possiamo fare, tutto viene riassunto su questa parola, l'amore, la carità, l'amore, la carità. Un padre del deserto diceva all'inizio del cristianesimo: se tu cerchi fratelli senza difetti,
rimarrai senza fratelli, senza sorelle. Ecco, la difficoltà sta proprio nell'amare così, con la povertà, con la fatica, con i limiti di ciascuno, sapendo accettare i propri e i limiti anche degli altri. Quello che colpisce è la pagina del Vangelo, la totalità, quello che mi colpisce. È interessante come il Vangelo è incominciato. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. C'era un sacco di gente, era affascinata da Gesù, tutti volevano seguire Gesù, ma Gesù si voltò e disse: dovete amare, dovete accettare la sofferenza, dovete accettare le incomprensioni, dovete accettare le umiliazioni. Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, non è degno di me. Vedete, qui cogliamo proprio il Signore che vuole tutto. Questo spaventa, Noi amiamo con il contagocce, quando mi va bene, ma amare sempre, anche quando non hai voglia, e amare sempre dando tutto. Noi amiamo, ma quando vogliamo noi, e il Signore vuole tutto. Mi viene in mente, ricordando questo santo Duscotto francescano, San Francesco, che un giorno, camminando lungo la strada, no, dice a Frate Leone, l'amore non è amato. Frate Leone, l'amore non è amato, grida, dice questa cosa, l'amore non è amato, riferendosi a Gesù che ci ha amato totalmente. E Francesco piangeva dicendo: io vorrei amare di più il Signore. E Frate Leone gli dice: ma tu, Francesco, l'hai amato il Signore Gesù, gli hai dato tutto, ti sei spogliato, hai fatto digiuni, preghi notte e giorno, hai le piaghe di Gesù sulle mani, come fai a dire che l'amore, tu l'hai amato? Frate Francesco, e Francesco ha risposto: no, Frate Leone, non è mai abbastanza, non siamo mai abbastanza. Chiediamo al Signore veramente di riuscire, con la sua presenza, con la sua forza, di andare sempre oltre e di voler veramente rischiare la nostra vita su questa avventura, che è l'avventura dell'amore verso il Signore e l'amore verso i fratelli. Thank you.
Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, le offerte che portiamo al tuo altare nel ricordo del beato Giovanni Duscoto e concedi al tuo popolo di esprimere nelle opere la passione del tuo Figlio che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione.
nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Tra loro, in particolare, Stefano, Italia e Francesco. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Leopoldo, il Beato Runscoto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più
da te. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi. Preghiamo. Dio onnipotente, che in questa Eucaristia ci comunichi la forza del tuo Spirito, fa che sull'esempio del beato Giovanni Duscotto impariamo a cercare te sopra ogni cosa, amare te con tutto il cuore e amare i fratelli, per portare in noi l'impronta del Cristo che ci ha amato fino alla fine, crocifisso e risorto, per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione. Infondi nei nostri cuori la certezza della sua presenza, del suo amore e del suo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo.